Baton Rouge, 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 Baton Rouge. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, vediamo come fare questo pane integrale con queste farine con un'aggiunta di crusca. Metterò intanto una farina macinata a pietra, eccola qua, di tipo integrale. Questa l'ho comprata alla bottega del gusto a Lanuvio. Poi questa è una crusca bio, leggerissima, si usa anche per la colazione e apporta molti benefici al nostro organismo. Questa è una farina di tipo 1, Petra 1, e questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato più di 4 ore fa. Bene, detto questo, metto in autolisi le farine, quindi inumidisco la farina con più della metà dell'acqua, della parte di acqua, e poi la lascio all'incirca 30 minuti in modo che si comincia già a sviluppare il glutine. Ecco qua, vedete, questa è l'acqua rimasta che metterò dopo quando andrò a far girare in planetaria. Copro e lascio 30 minuti. Passato il tempo, passata la mezz'ora, metto subito la pasta madre. Io di solito rinfresco tutta la pasta madre che ho in frigo e ne tolgo poi un pezzetto, quello che mi serve per panificare. In questo caso, visto che fa caldo, ne ho messo 80 grammi invece dei soliti 100 grammi. Quindi usiamo meno lievito quando fa caldo, proprio perché lievita subito. E quindi ne basta meno. Allora, mentre giro finisco di mettere l'acqua piano piano e a questo pane ci aggiungo anche mezzo cucchiaio di olio, poi ci metto il sale, continuo a girare all'incirca 10 minuti. Quando vedo l'impasto bello elastico quando la ciotola rimane pulita, l'impasto è pronto e posso andare a versarlo sul piano di lavoro. Farò due giri di pieghe in questo modo, del tipo slip and fold. Se volete potete fare le pieghe in ciotola come facciamo quasi sempre. Potevo anche azzardare un pochino di più con l'idratazione, adesso sto vedendo, quindi ho messo 360 grammi, anche 370 andavano bene. Questo video, scusatemi, l'avevo messo, poi l'ho tolto perché giustamente un'iscritta mi ha fatto notare che c'erano delle imperfezioni. Beh, ragazze, io non sono perfetta, sbaglio come tutti i mortali. Magari la fretta di pubblicarlo, c'erano delle cose che non andavano e quindi l'ho editato di nuovo, diciamo così. Ok, l'impasto poi lo metto dentro questo contenitore oliato, poi ci metterò anche la pellicola perché ai lati, vedete, ci sono dei buchini e non va bene, si seccherebbe, e poi l'ho appoggiato in frigo, l'ho tenuto tutta la notte in frigo, la mattina presto l'ho tirato fuori e l'ho tenuto un'ora e mezza, due ore a temperatura ambiente. Ora lo verso sul piano di lavoro e lo vado a lavorare. D'estate preferisco sempre fare un passaggio in frigo, non sempre, perché volendo questo si poteva fare benissimo in giornata, però visto il caldo che fa, un passaggino in frigo o al primo impasto o all'ultimo dopo la formatura ci può stare, però questo lo dovete valutare voi in base alle vostre esigenze. Qui sto facendo dei giri di pieghe, le solite, le classiche pieghe a tre, con sempre la mezz'ora di riposo tra l'una e l'altra.
Quindi dicevo, a seconda delle vostre esigenze, non è che dovete, cioè copiare alla perfezione quello che faccio io, potete anche variare. Vado a formare il filone. Come vedete, sto procedendo un po' diversamente. Possiamo sbizzarrirci, non necessariamente dobbiamo formare sempre al classico modo. Ecco, vedete come sto facendo io. Potete anche optare per altre soluzioni, cambiare, divertirvi un pochino. Bene, il mio filone è pronto. Ora lo metterò dentro il mio solito cestino. Ecco qua, si può mettere anche senza telo sotto volendo, basta mettere un po' di semola per non farlo attaccare, però io di solito preferisco mettere il suo telo, l'apposito telo. Ci metto in questo caso la crusca invece della semola, così si attacca bene sopra, con la chiusura in alto, questo perché poi va ribaltato. Lo copro con un telo, in questo caso ci metterò questo aggeggetto che è, aggeggetto, è un copri testa, l'ho preso, pensate, in albergo, non l'ho usato, naturalmente è pulito, non l'ho usato in un albergo ad Ischia. Bene, e lascio lievitare almeno 2 ore, aspetto che raddoppi. Una volta pronto, quindi il tempo valutatelo voi in base alla temperatura e alla stagione in cui fate questo pane. Eccolo qua, vedete, è pronto. Io ho già acceso il forno per portarlo a temperatura a 250 gradi con 2 spruzzi di vapore. E procedo al solito modo, lo metto sulla pala con la carta forno, in modo che poi lo faccio scivolare direttamente nel forno, quando il forno ha raggiunto la temperatura, naturalmente, 250 gradi minimo. E ora ci faccio un taglio, metto ancora un pochino di semola, così taglio meglio. Ci faccio soltanto un taglio centrale, semplice, semplice, con la mia lametta. Eccola qua. Che non l'ho comprata, qualcuno mi chiede dove l'ho presa, mi avete scritto. Questa l'ha fatta mio marito, ha attaccato semplicemente la lametta sulla punta con una vite, in modo che poi si può cambiare anche la lametta. Ok, affondo un pochino. Ecco qua. Bene. Allora, il mio forno ha lo spruzzo automatico di vapore, però se non ce l'avete, spruzzate con lo spruzzino un paio di volte all'inizio per creare del vapore. Vedete, sta salendo la temperatura. Oppure mettete un po' di acqua nel fondo, facendo così si crea il vapore. La cottura 45 minuti, 50 minuti, perché non è molto grande il filoncino. E poi ho abbassato gradualmente, naturalmente 220, 200 e 180. Ultimi 10 minuti a spiffero a 180 ed eccolo qua. Ora lo lascio raffreddare un pochino e andiamo al taglio. È ancora leggermente tiepido, non si potrebbe fare però. Eccolo qua, io direi che va bene, a parte quel buchetto lì al lato che forse non ho stretto bene, però diciamo che è venuto bene, con le farine che ho usato, è venuto abbastanza bene. Ok, amici, io vi ringrazio della visione, vi invito come al solito a condividere i miei video, a lasciare un like sotto il video. Se volete fare qualche domanda, fatela direttamente sotto il video, cercherò bene o male di rispondere a tutti. Bene, vi auguro una buona serata
E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao.